ho dovuto scaricare un emulatore nuovo e quindi le impostazioni sono un po' a cazzo. Poi dopo le modificherò per la prossima volta, giuro che arrivo preparato. Però intanto oggi giochiamo così, ok? Intanto oggi giochiamo così, anche perché non ho altre soluzioni al momento, perché l'altro emulatore mi si blocca come un bastardo. E quindi ho bisogno che gioco così, per forza. Scusate, devo ascoltare un attimo un messaggio e poi riprendiamo. Tanto adesso aspetto un secondo che ritorni qualcuno, comunque giusto per vedere un attimo. Quando arrivo, ragazzi, eh? Belle queste live fatte proprio preparate nei minimi dettagli, proprio. Allora, dicevamo, eravamo rimasti che. Ok, ci siamo. A posto. Allora, dicevo, rimarrà così la live, cioè nel senso, no, non che mi fermo così, nel senso che rimarrà così lo schermo, ok? Però va bene, intanto stasera facciamo un'oretta giusto per. Allora, vediamo un po', qui si abbassava giusto con. No, così, aspetta, com'è che. Ok, con X, perfetto. Ah, aspetta, che giusto, c'era una roba di sotto, aspetta. Visto la razione qua di sotto. Merda, non ci posso andare. Aspetta un attimo. Mi aveva invertito anche i tasti, sto malandrino. Ok. Invece di qua cosa abbiamo? Di qua mi sa che tipo si può andare. Ah, si può andare di qua? Ah, sì, è vero. Ah, sì? Ma dai. Certo, non so se si posso salire, però non credo. Fammi vedere un attimo. No, Snake, alzati per cortesia. Ok. Così come. Ah, così giro e guardo. Ok, va bene. Perfetto. Allora, niente, devo andare per forza. Anche se. Un momento, va là. Fammi vedere. Configurazione del controller. Ok, vediamo un attimo. Allora, up. Ok, poi. Left, down, right. Proviamo a vedere così. Perché voglio vedere con l'analogico se è più facile. L'analogico è un po' più semplice. Ok, perfetto. Allora, dunque, dicevamo, lì c'è uno stronzo che aspetta me di farmi il culo. Però non è che mi vede, no? No, non mi ha visto. Per be che bello. Guarda come si stira sto maledetto. Mi piace perché si mette a guardare. Dove non c'è un cazzo palesemente. Allora andiamo X. Orca puttana. Perché pepez. Perché pepez pepe. Ok. Devo un attimino ristabilire l'ora. Ah, aspetta. Ma io tipo non ci posso salire qua sopra, no, eh? Allora così mi accovaccio. Ok, così tiro i pugni. Così metto in prima persona. Così. No, così gli item, ok. Ah, ho già una razione, perfetto. Tanto ne posso portare solo due, mannaggia. Vabbè. Ah, ok, dovevamo aspettare. Ok. Mi piacciono questi giochi che fanno tutti da solo. Tutto da soli. C'era uno scarafaggio pure. Porca troica.
E perché più pezzele? Vabbè, io vado di qui che mi frega. Tanto devo prendere la ration qui. Ok. Piano, piano, piano. Sembrava qualcuno. Ma no, era uno scarafaggio. L'ho visto passare lì sotto prima. Signora gente, non è colpa mia. Lo giuro, eh. Dov'è? 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 Ha vomitato. Cosa? Signore, tutto a posto? Vabbè. Aveva del dolore di stomaco. Forse gli serviva la razione che gli ho preso. Gli ho... Perché... Cosa... Chi ho visto laggiù? Chi c'è di... A parte perché c'è... Ok. Forse... No. Ok. Ma si può scavare dal cazzo, per cortesia? È tornato giù, quindi... ecco che rivomita un'altra volta, ma... Non so, un'intera germina magari no, eh? Guardali, guardali i ratti, guardali, maledetti. In meno 2D. Via, 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 Snake. Piace che comunque non sentano i passi, eh? Cioè, nel senso... Porca troia, qui c'è l'acqua, qui c'è l'acqua. Porca puttana. Eh? Aia, puttana. No, 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 no. Via, 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 via. Via, 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 via. Ma per cortesia, eh. Ma perché per... Che colpo di... Bene. Devo dire che ho iniziato veramente da Dio. Ma proprio... questa sera parte proprio bene. Parte proprio da Dio. Devo trovare il modo di non... Ok, ripartiamo da qui, giustamente, perché non abbiamo salvato, quindi... Allora, intanto richiamiamo il colonnello. Che sicuramente avrà qualcosa di interessante da dirci. Dovrai strisciare per riuscire a passare. E fino la a qui. La prima cosa, accucciati, usando il tasto strisciare. Poi usa il tasto direzionale. Va bene. Per andare dove desideri. Va bene. Stai attento. Strisciando ti sposti molto lentamente e inoltre non puoi attaccare gli avversari. Grazie. Per rialzarti, premi nuovamente il tasto strisciare. Sì, ma non c'è il tasto strisciare, cioè non è... è il dimmi X, cazzo. Vabbè, loro avevano già previsto che io cambiassi i tasti, però... Snake, dovrai strisciare per riuscire a passare. Per prima cosa, accucciati, usando sì. Il tasto strisciare. E dai. Usa il tasto direzionale per andare dove desideri. Se, aia, l'orecchio. Cioè, posso cambiare la station? No, non c'è nessuno, immagino. È perché non so quali sono le stazioni, capito? Quindi vado un po' a cazzo. Ok. Ah, 147, mi pare. Ce n'era una? No? 141 no. 140.9. No, va bene, ok, va bene. Allora, tasto strisciare. Però devo riprendere anche le pozioni qua. Le lozioni, sì, le lozioni. Le razioni. Allora, vabbè, perché mi dice che sto sprecando? Vabbè, perché sono sott'acqua. Ma con quale gravità, Snake? Con quale gravità ci stai sott'acqua, scusami? No, però maledetto. Okay. Però non c'è un modo per saltare tipo sopra i barili, no? È vero? Ok, bravo, bravo, vattene, 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 bravo, bravo, bravo. Ok. Ok. Posto. Prendiamo la pozione qui. Ok, di qua dov'è? Stronzo, eccolo lì. Che giro fa? Lui va di là, quindi noi andiamo di qui. Ok, non mi ha sentito, perfetto. Sì. Vabbè, ho capito, ma dammi tempo. Hey, qui c'è un ascensore che ti può far salire al... Ma dai, terra. Ma dai, capitano, non mi dica. Devi aspettare che arrivi l'ascensore. Nel frattempo, nasconditi da qualche parte. Guarda, ci stavo giusto pensando. Perché puzza? Perché puzza? Ma non c'è un tasto per correre più veloce? No? No, questo è per dare i pugni. Porca... eccolo, ma... Porca troia. Dimmi che andate tutti e due nella stessa direzione, ti prego. Ok. Ho sentito qualcosa. Va bene, ma io non ci sono qui. Pezzo. Dove si sarà cacciato? Non lo so. Oh,
Madonna, già partiamo malissimo. Ancora non ho neanche iniziato, ancora vorrei dire solo che non ho neanche iniziato, giusto per... Porca puttana, tutti e due qui? Ma non è possibile. Perché tutti e due qui? Ma non ho capito, ma... Ma scicchiava, come si dice, giorni. Dai, ti prego, fammi fare il colpo di schiena. Via, 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 via. Salve lei. Ma perché? Ma perché? Perché mai? Perché mai? Anche io, giustamente. Ma non mi dire, sei morto di nuovo. Ah, che scarsitudine. E riandiamo con le due razioni della Pippolo qua. Allora, manco fosse semplice farlo. Tanto c'ho, cioè, c'ho una vita che fa veramente pena, cioè. Uno sputino. Ho detto, toh, tieni, dai, tieni una vita giusto per vivere. Allora. Ok, lui è lì. Porca puttana, dai, muoviti. Ok. Ok. Oh. Arriva quello che scatarra adesso. Piano, 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 piano. Porca troia! E niente. È una cosa incredibile. Ho sentito qualcosa. Bravo, bravo, senti qualcosa tu. Dove ti stai facendo? Allora, però, capitano, non è il momento. Qui c'è un ascensore. Sì, lo so, che mi può far salire di sopra se non muoio. Tornate ai vostri posti. Va bene. Ma io sono scemo, Ma io se vado tipo di qua, no? Tipo qua dietro mi posso nascondere? Non lo so, non lo sapremo mai perché è arrivato l'ascensore. Ah, no, c'è anche un'altra lozione. Niente, non posso prendere. Allora. Come si seleziona le razioni? Ah, così. Ok. Come si... ok, ma... Scusami, ok. Ok, c'è la vita al massimo, giusto, c'ha ragione. Invece quest'altro cosa serviva? No, giù, questo ok. La marca per fumare nuoce alla salute. Ho capito, ma... Ok, perfetto, vai. Vai, Snake. Vabbè, mi hanno visto, ma sti cazzi. Sono sopravvissuto. Quindi va bene così. Adesso però se arriva quella stronza che mi dice qual è la frequenza a cui salvare, io sono contento, Magari. Quindi è a zone e ogni zona farà bestemmiare tantissimo, lo so già. Metterò tipo 15 anni, immagino. Guarda bello Snake in tutte queste linee. No, c'è una curva nella schiena. Allora. C'è l'elevator. Jump the elevator, smoothie. No, scusa, questo è... Snake the elevator, Putin operator. Missioni tattiche molto nucleari. Eccolo. Molto bene. Tanto chissà se posso tornare indietro io a prendere le razioni. Non credo. Che?
Qui, Snake. Sono di fronte alla struttura di stoccaggio. Eccoci. Era ora. Capitano. Si è arrugginito con gli anni. Lo so. Non si preoccupi. Ci ho messo un po', ma ora mi sta tornando in mente. Tanto sano e salvo, eh. Non come perché va la tuta di infiltrazione? Ma è un po' freschino. Ma per i movimenti è un po' scomoda. Sì, eh. Abituatici. È lei che ti protegge dall'ipoderma. Siamo in Alaska, se non lo sai. Lo so. Ehi, calma. So bene che se non fosse stato per la tua tuta e l'iniezione mi sarei trasformato in un ghiacciolo. Signorina, stia calma. Pesticide anticongelante, Snake. I soldati genetici impegnati in questa esercitazione le utilizzano. Già, e meno male. Non facciamo i sofisticati. È già stato sperimentato. A proposito, come procede l'operazione diversiva? Male. 16 sono appena decollati dalla base di Galena e sono di Galena verso la tua posizione. Ciappala Galena, ciappala. Dovrebbe averli già intercettati. Va bene, però mi dai il numero per salvare, grazie. Un Hindi. Colombino. Che ci fa qui un elicottero russo? Si vede che non ho idea. C'è qualcuno che dorme. Il nostro piccolo diversivo abbia attirato la loro attenzione. Ma quello era lo scopo. La possibilità di infiltrarti senza farti notare. Ma guarda, ho rischiato più volte adesso, eh. Non per dire, ma bello questo Hindi. Hindi, Hindi, candido come te. Oh la la Hindi, oh la la Hindi. Va bene, va bene, va bene, ci siamo. Ok, allora, adesso dobbiamo un attimino capire. Mancano solo 18 ore allo scadere del C18. Ti devi sbrigare. Va bene. Wow! Wow! Essere un pazzo per pilotare un Hind con questo tempo. Chi è che parla? Perché sembrano le recite della scuola? Presentata. Lei è Mei Ling, il nostro esperto di elaborazione digitale delle immagini. È lei che ha progettato il tuo codec e il tuo sistema radar Soliton. Però che testa. Hai dei problemi con uno di questi due dispositivi. Ma che numero? Felice di conoscerti, Snake. È un onore parlare con una leggenda vivente come te. Sì, cos'era? C'è qualcosa che non va? Niente, solo che non mi aspettavo che un'esperta internazionale di tecnologie militari Snake. Non fare il marpione. No, dico sul serio. Beh, almeno non mi annoierò per le prossime 18 ore. Andiamo. Non posso credere di aver fatto colpo su un famoso Solid Snake. Guarda, non è però che sono sorpresa. Sei troppo diretto per essere un assassino addestrato. Sembra abbiamo molte cose da imparare. Cosa vuol dire? Cioè, certo. Anche gente anche lì 47 avrà delle emozioni. Ma prima lascia che ti spieghi come funziona il tuo sistema radar Soliton. Dai, spiega. Il puntino luminoso al centro sei tu, Snake. E fino a qui. I puntini rossi. Adesso me lo spiega, va bene. I coni azzurri rappresentano il loro campo visivo. Ok. Stai attento, Snake. I soldati genetici hanno la vista e l'udito molto acuti grazie alla terapia genetica. Guarda, vedendoli farti individuare. Per prima cosa voglio che tu ti infiltri nel centro di stoccaggio. Ma perché il direttore della DARPA? Perché il comandante sembra drogato? Sono stati iniettati gli stessi radionanoidi che hai. Ok. Dovrebbe comparire sul tuo radar come un puntino verde. Cerca di ottenere tutte le informazioni sui terroristi di cui è in possesso. Va bene. Sempre se è ancora vivo. Va bene. Però adesso mi date la frequenza per cortesia. Il tuo radar non risente delle condizioni del tempo. Ma non potrai usarlo dopo essere stato. Ma guarda un po' che caso. Ma guarda un po' che strano. Purtroppo è molto facile disturbarlo. Ma che cazzo mi date allora? Perché è stato creato con tecnologie già esistenti. Non lo potrai usare neanche in zone con forte risonanza armonica. Cioè? Quindi fai attenzione. Cosa vuol dire? Noi terremo sempre sotto controllo. Entro in una centrale nucleare? Poi chiamaci con il codec ogni volta che vuoi. Va perfetto. Bene. Se mi sento solo vi faccio un fischio. Bravo Snake. Sul serio Snake, siamo qui per fornirti un supporto. Ecco, lei è quella che recita meglio. Informazioni o consigli? Io mi occupo anche di lei un po' meno. Missione. Mettiti in contatto con me se vuoi registrare il tuo stato attuale. Ok. La mia frequenza è 140.96 140. Ed è dedicata al salvataggio dei dati. Ma una frequenza un po' più normale. Ricordati, no? Tranne che per il binocolo sei completamente nudo. Vai. Dovrai impadronirti di qualsiasi arma tu riesca a trovare. Perfetto. Me lo ricorderò. Prima la dottoressa Naomi mi spoglia e mi esamina. Poi mi portate via. Come credete che mi senta? Vabbè. Se riuscirai a tornare tutto d'un pezzo, forse lascerò che sia tu a esaminare me. Questa me la segno, dottore.
Tra parentesi, mi spiace darti un dispiacere, ma sono riuscito a portare qui le mie sigarette. Come hai fatto? Nel mio stomaco. Grazie come, anche come nel tuo stomaco? Hai eliminato i miei acidi digestivi. Ecco, ma che sigarette? E che ti serviranno? Ma così, per non le pause. Non mai. Cos'è il meme? Non capiresti. Di Joker. Bene, bene. Dove cazzo sta andando, Snake? Perché stai andando sulla neve? Ok. Se vuoi entrare... Quella è la porta principale. È la via più comoda. Sta facendo da solo. Ma il rischio di essere individuato dal nemico è troppo alto. Mm-hmm. Non è che posso bussare e chiedergli di farmi entrare. Puoi provare. Una a destra e un'altra a sinistra. Poi possiamo provare, Snake. Sono armati comunque. Con armi automatiche e bombe a mano. La gentilezza è sempre un buon inizio, comunque. Guarda come muove, si muove tutto plastico. Sembro io la mattina quando mi alzo. No, anzi, io sono anche peggio. Che mi dici del condotto dell'aria vicino alla porta? C'è un culo, però. C'è un culo. È condotto anche al secondo piano. Sì, c'è anche un culo, però. C'è un condotto. C'è un condono. Da qui non riesco a vederlo. Bene. Quindi la situazione è abbastanza complessa. Mi fido di te, Snake. Anche per forza, sono solo io che posso fare le cose qui. Non è che... Allora, diceva, signor comandante, 140.96. Ok. No. Allora. Ah, giusto, è vero. 140. Che cosa è successo? Allora. 140.96. Ok. Vai. Serve qualcosa, Snake? No, vorrei solo salvare, grazie. Ok. Memory card 1. New file need. Block 1. Ok. Perfetto, completo. Snake, allora, ricorda cosa diceva De Gaulle? Cosa diceva I De Gaulle? I cimiteri sono pieni di uomini indispensabili. Il mio nonno invece Snake, diceva i mattoni sono buoni per costruire. Tieni gli occhi aperti ed evita di combattere se non è indispensabile. Grazie, Meilin. Hai ragione, però ne hai una per ogni occasione, eh? Non ha detto niente. I miei genitori vengono da Guangdong, in Cina. Ma io sono nata e cresciuta in America. Ok. Ho sempre amato la letteratura di entrambi i paesi. Per non dimenticare le mie origini. E cosa c'entra De Gaulle? Se ti piacciono, te ne dirò degli altri. Insomma, hai detto che sei cinese, cosa c'entra De Gaulle? Vorrei sapere che era francese. Beh, ci penserò. Ci penserò. Ma non è il momento di flirtare, però, ragazzi. Non vorrei dire, ma siamo nel mezzo di un'operazione importante. Allora, prima fammi vedere se ho salvato bene, come... No. Adesso ho salvato bene. Devo vedere. Che c'è, Snake? Aia, che è l'orecchio. Ok, memory card 1 c'è già. Sì, perfetto. Sì. Sì. Ok. Scordo sempre che non c'ho il direzionale, quello rigido. Ok, perfetto. Snake, ascolta cosa disse Lao Tse. Oh, signore, ho sbagliato. Colui che capisce che quel che basta è abbastanza, ne avrà sempre a sufficienza. Grazie. Solo perché vedi un oggetto non significa che tu debba prenderlo. Come no? Se non è proprio necessario, pensaci due volte prima di esporti. Ho capito, ma sono da solo senza un cazzo. Non vale la pena. Ho capito, ma sono da solo senza un cazzo. Almeno fammi prendere le cose. Cioè, nel senso, cioè, trovo un'arma per terra, ne ho 5. No, e non ne prendere un'altra. A parte che se vado di qua, secondo me cado. No, non cado perché fortunatamente c'è il muro invisibile. L'hanno programmata bene questa cosa. Allora, fammi vedere. Qui cosa abbiamo? Nulla. Perfetto. Qui abbiamo una razione, ma siamo pieni. E però, papero. Allora. Lì c'è una videocamera di sorveglianza. Ok. Qui cosa abbiamo? Lì ci sono. C'è. Ok. Qui c'è una scalinata e ci sono. Ok. Non posso girare la visuale, giustamente. Non è un gioco tripla. Porca puttana. Però sbagliai. E volevo prendere l'arma lì in mezzo. Sbagliai. No, oh, porca. Porca puttana. Ok. La mia vista. Tornate ai vostri posti. Ah, sei solo tu. Bene. È meglio così. Allora, io volevo prendere quella roba lì in mezzo. Però. Ok. Fortunatamente. C'è un buco qui. Ok. Olè, granate. Oh, che bello, sì, granate. Poi
Qui no. Cioè, questa mi diceva no, non prendere le cose non necessarie. Granate. Le granate mi servono. Scusami, eh. Ok. Allora, sigarette, che non so cosa farmene in realtà ancora, però. Allora, razioni, va bene, sigarette. La marca preferita, va bene, ok. Boh, è un item così a caso per il momento, va bene. Razioni, ok, noi. Invece di qua, item, ok, perfetto. Però sempre selezionare, ok. Disturba l'elettronica, premi per togliere la sicura. Lascia per lanciare, va bene. Ok, perfetto. Ma tipo, posso entrare? La camera di sicurezza. Sì, l'avevo vista, Snake. No, però, papero, però. Papapapapero, però, 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 però. Vai. Shuf. Vai, 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 vai. Ok, perfetto. Ale. Ok. Cosa sono queste farfalline? Allora, siccome ho fatto un'azione memorabile, riascoltiamo Mailing, giusto per... Che posso fare per te, Snake? Niente, devi solo stare zitta e farmi salvare. Non mi tirare fuori i detti del prozio di Amburgo, perché dopo veramente... Ok, completo. Snake, cosa? Come disse Shakespeare... Sì? Niente rimane, tutto è consumato. Come i miei quando coglioni adesso? Quando il desiderio viene appagato. In parole povere vuol dire che... Se non stai attento, il desiderio ti può mettere nei guai. Che è la stessa cosa che mi hai detto. Questo prima, praticamente. Non vedi? Essere avido, o te ne pentirai. Mm-hmm. Sii cauto, Snake. Io salvo apposta. Io salvo apposta, così almeno, anche se sbaglio, comunque li posso riprendere. Tra l'altro ho ancora la Chief Grenade in mano. Ah, stunning, ok, quella è la stunning. La stunner. Stai lì. Stai lì. Ok. Vabbè, tanto ho salvato, però... Qui cosa c'è? Un piezzo. Qui sono scoperti. Pippissimi. Sono scopertissimissimo. Bravo, stai lì, bravo. Bravo, bravissimo, bravo, bravissimo. Faccio così che non mi vedissimo. Tatarattero, tatarattero. Questo mi gira, mi viene di qua. Porca puttana, dove vai? Fammi andare di qua, per favore. Ah, vedi, però qui ci sono i carri. Ci sono anche le robe qui dietro, vedi? Socom. Oh, vedi, vedi. E puttana. Non lo so, puzz. No, papero. No, papero. No, papero, però. No, papero, però. E no, eh. E no, papero, però. E no, papara, papuru. Vabbè, però. Sì, ho capito, ma issa, che fatica. E pupura. Peppera tempura. Ma sì. Ma chi è? Però, niente. Vabbè, siamo così tutta la sera o... Oppure posso... Ok. Vai, bravo, bravo. Madonna, che legnosità però. Che puttana. Tanto c'è una razione da queste parti, mi sembra di aver visto prima. Porca puttana. Vedi che Meilin sbagliava. Cioè, io non è che mi faccio beccare... Per prendere gli item. No, mi faccio beccare per... Ah, no, in realtà sì. In realtà sono uscito dal camion. Va bene. Allora, razione. Basta. Perfetto. Tanto ne avevo vista un'altra di qua. Possiamo andare a riprenderla. Dove era? Era da queste parti, me lo ricordo. Però, onde evitare che ne uso un'altra per sbaglio, forse... Okay. Perfetto. Ok, di qua non ci posso andare, per cui va bene. Di qua posso andarci oppure non ci posso andare. Oh, che azione, raga. Cosa? Ci sono queste impronte. Come le impronte? No, che impronte? No, no, non c'è nessuno. Sembrava qualcuno. Non c'è nessuno. Ho sbagliato? Vabbè, ho capito, ma... Questa base dovrebbe avere un sistema di ventilazione per l'aria. Ok. Intorno dovresti poter trovare qualche condotto dell'aria. E l'ho visto, se mi ci fai andare. La base ha bisogno di molta energia. Credo che da qualche parte ci sia un generatore diesel. Va bene. E siccome per creare elettricità serve dell'ossigeno, da qualche parte ci devono essere degli sfiati. Wow, non mi dire. So che non ci crederai, ma sono riusciti ad abbattere gli F-16 che usavamo come diversivo con un Hind. Ma non mi dire. Subito dopo, Liquid ci ha mandato un messaggio.
Se proveremo ancora qualcosa del genere, lancerà la bomba. Snake, muoviti ed entra là dentro. Quell'aria sarà presto di ritorno. Colonnello, se non mi caga la minchia, magari ce la posso anche fare entro domani, però... Allora... No, mamma mia, no. Tanto non mi puoi sparare qua dentro, quindi che cazzo vuoi? Porca troia, ste mosche di merda. Che è successo? Cos'è? Ah, ok, pensavo... Dove sono finito? Dove sono finito? Mamma, aiuto, paura. È un horror diventato. Cioè, ma perché non c'è la mappa qui dentro? Perché mi devo perdere io? Allora, di qua cosa abbiamo? Chi c'è qua? Salve? Salve lei? Ha qualcosa da dirmi? Belle queste grate, tra l'altro, a quadratini un po' scausi. Vabbè, quello camminerà lì. Camminatore della notte. Allora, ho un'azione che però in realtà ho già, quindi sti cazzi. Niente. Ok. Qui cosa c'abbiamo? Non posso uscire, quindi niente. Niente, non posso uscire. Va bene. Tutti chiusi. Ok. Non mi fa neanche vedere cosa c'è qui. E lei passa, dirà qualcosa, farà qualcosa. L'altro è bello che non mi vede. Vabbè che è buio, però. Va bene. Allora, torniamo indietro. Vediamo se c'è qualcosa. Qui c'è la razione, ma tanto non la posso prendere, quindi niente. Qua di qua ci sarà qualcosina. Ok, non so se ho lasciato qualcosa fuori in realtà, ma forse di qua. Fa vedere un po'. Vedere un po' di qua. Oh, ecco, vedi, c'era qualcosa anche di qua. Sì, qualcosa è difficile da identificare. Dei topi li vedo. Che c'hai? Snake, sono McDonald Miller. Che McDonald? McDonald, dimmi. Master. Che cosa ci fa lei qui? Mi sono stancato di fare l'istruttore e mi sono trasferito qui in cerca di quiete. Ogni tanto do ancora una mano nell'addestramento degli scout dell'Alaska. La sua esperienza sarà molto utile alle nuove generazioni. Sì, il problema è... Campbell mi ha spiegato qual è la situazione. Ho pensato che avrei potuto essere utile. Dica. Lei è la migliore guida che io potessi sperare di avere. Beh, conosco parecchie cose sulla sopravvivenza in ambienti ostili. Dica, vada. Ho vissuto in Alaska più a lungo di te. Quindi chiamami se hai delle domande sulla flora e sulla fauna locale. Ma che cazzo me ne frega della flora? Ma che cazzo me ne frega della flora? I topi selvatici dell'Alaska. Non preoccuparti. Non possono... Grazie. I topi selvatici non hanno uno strato di grasso particolarmente spesso. Va bene. Riescono a sopravvivere ai rigori dell'inverno senza andare in letargo. Scavano gallerie nella neve e in questo modo si riparano dal freddo. Grazie. Gli esperti di sopravvivenza. Dovrei imparare da loro. Bear Grylls. Un aspetto inquietante. E qual è? A volte i maschi uccidono e divorano i cuccioli degli altri. Vabbè, ma questo... Per assicurare la sopravvivenza della propria genia, giusto? No, già, per divertimento. Proprio per programmino, Se ci sono topi, ci deve essere un'uscita da qualche parte. Guarda. Io non avevo dubbi. Lei è Bear Grylls in versione però moderata, Tanto, seguili. Cioè, solo sta via. Che cazzo... Cioè, logico che... Bello, ok, c'è dell'acqua. Questi vanno. Da quando i topi vanno anche sott'acqua? O forse hanno deviato prima. Vai su. Bravo Snake. Sì, sono lì. Tanto anche loro c'hanno i puntini di interrogazione. Ok. Io voglio vedere coi boss come farò. Quei boss sarà veramente una roba. Che? Ok. Non c'è bisogno ogni due secondi che vi fermiate. Vedere un secondo. Cosa abbiamo? Ma siamo tornati dove eravamo prima, scusami. O abbiamo fatto il giro? Mi sto capendo un cazzo. Dov'è la mappa? Quando serve? Certo che con tutta sta tecnologia. Non avevano un cazzo di... Un radar che crea le mappe da solo, cioè nel senso che tu vai dentro e ti crea la... No, assolutamente no.
troppo difficile. Però hanno un gear, va bene. Oh, ecco l'uscita. E posso dare un pugno nello stinco. Allora, innanzitutto, giusto perché siamo scrupolosi. Allora, 140.96, eccolo qua. Ok. Adesso mi rifila un'altra volta. Mi spiace, il radar solito non funziona in spazi ristretti. Vuol dire? C'è troppa risonanza armonica. Le onde radio producono delle interferenze. Ma va a cagare te. Ad analizzare i dati topografici. Sì, sì, sì. Che non raggiunge uno spazio più tutte aperto. Scuse. Okay? Tutte scuse. Data la risposta alla domanda che ho fatto io prima. Cioè, è una cosa incredibile. Ho salvato da un'altra parte? No, ho salvato sempre lì, perfetto. Non mollare, Snake. Cioè, era un incitamento da... No, ho sbagliato. Mia, ma... Sì, lo so. Not save, ok. Va bene. No, ma porca... Niente, io i tasti... Sì, ok. Do not save. Ok, perfetto. Vai. Allora, questo qui è lì. Ok, usciamo. Vediamo un po'. E la puppalazza. Che è adesso? Cosa? Oh, ma... Usa l'ascensore per spostarti da un piano all'altro. Dovrebbe essercene uno da quelle parti. Grazie. Lei è veramente molto utile. Se non fosse che sono da solo e che sono messo nella merda, però... Sì, ma... Magari... Snake! Come l'azione fa la faccenda? No, questo non è apribile, va bene. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui nei dintorni, però. Okay. Vediamo un po', che devo tenere d'occhio la mappa lì sopra, qui sotto. Allora, fammi vedere un attimo. Ok, è aperto. Non è che posso prendere i carri armati. Oh, signor Nick, ha visto che mi sono buttato in questa avventura strana? Buonasera. Che si dice, signor? Però, signor però. O signor perché? O signor dov'è? Or capitena. Sono un attimino inculcato. Ok. Però aspetta che di qua arriva il bastardo, niente. Allora, volevo vedersi tante volte. Ah, bene, bene, beh. Che a caldo, guardi, siamo in due. Quello purtroppo c'è. E non si può fare nulla. No, però io volevo... Ah, ok, perfetto. Questo è aperto. Ma io posso prendere anche le scale, tipo, in qualche modo. Ah, ecco. Oh... Cose che mi servono finalmente. Fammi vedere un attimo. Però se faccio le scale. Se faccio le scale mi pendono a male. Ok. Oh, comunque devo dire che alla fine è divertente sto solito snack. Bellino. Cioè, nel senso, è un po' legnoso per i miei gusti. Però è anche vero che è della PS1, quindi ci sta, eh. Perché ti stendi, eh? Però aspetta, fammi andare a vedere di qua. Cosa c'è di qua? Niente, ok. Ma egregio, cosa mi racconta in generale? Come la va la vita? A parte che sta sul cesso. Ok, fammi vedere un attimo. E soprattutto, come mai da queste parti? Come mai si interessa a Metal Gear solido? Ok, ma di qui c'è qualcosa che posso prendere oppure meglio di no? Oh, grazie egregio. Beato, fortuna lei, guardi. Oh, guarda che action, guarda che roba. Oh, allora la saluto egregio. Si diverta a fare quello che deve fare. Vada. Intanto vedrò di non farmi beccare. Ok. Perfetto. Che action. Mamma mia.
vedere un attimo qui la situation qual è. La situation è brutta, brutta, brutta. No? Allora. Ok, fortuna che c'hai dei punti ciechi. Qui c'è una scala, o sbaglio? Ah, c'è una scala, sì. Strano ma vero. Chi è? È partito da solo. Cosa c'è qua di sopra nella scala? Madonna, un altro? Io mi sto perdendo, non so più dove cazzo sono. Allora, sono entrato nell'hangar. C'era un ascensore e va bene. Ma dietro di me, a parte le scale, che posso... Ah va. E ci posso andare di là? Tanto è narrazione, quindi non me ne frega un cazzo, giustamente. Però forse fa ad anello, vediamo un po'. Allora, facciamo una cosa. Adesso ispezioniamo un attimino qua la faccenda. Vediamo di sotto cosa ho lasciato. Prendiamo l'ascensore e poi salviamo. E stasera volevo fare un po' di più, ma non riesco. E cosa sto vedendo? Cosa vedono le mie fosche pupille? Ok, perfetto. Cos'è? Chi è? Cos'è? Ho spostato il direttore della DARPA nella cella al primo piano interrato. Cosa mi dici della pulizia dei condotti di ventilazione? Hanno appena tolto le coperture e stanno per spruzzare il topicida. Ok. Condotti di ventilazione del primo piano interrato. Richiudete le coperture non appena avete spruzzato lo spray. E tenete anche d'occhio la prigioniera, non possiamo commettere errori ora. Ok. Quale prigioniera? Prigioniera? È successo qualcosa. C'è un intruso. Davvero? Ha già fatto fuori tre persone. Ha ma dove? Tre dei nostri? Ma dove? Ma quando? Pare che usi una mimetica ottica. Ma chi? Ma mimetica dove? Ottica. C'è un altro infiltrato oltre a me. Ah, infatti, meglio dicevo. Meglio aumentare la sorveglianza del direttore della DARPA. Ma ti dicevo, strano. Mimetica ottica dove? Cioè... Allora. Vediamo un po' qui cosa c'è. Un cazzo, piccolo scieco. Ok. No, non so più dove sto andando, ma... Ok. Ok, via, gira, gira. Giro, 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 tonto. Ok, via, giù, di qua. Ok, ale. Vale, non c'è il salvataggio automatico. Mi tocca fare da me. Allora, intanto riprendiamo la via. Oh. Quindi di qua non ci posso andare, vero Snake? Dai, delucidami con le tue deduzioni logiche. Dai. No, invece ci posso andare. Dove cazzo sono finito? Dove cazzo? Ah, sono fuori sopra. Eh? Oh, bravi, bravi, bravi che avete capito che mi servono le cose, bravi, bravi. Porca puttana. No. Allora, come si cambiava? Aspetta. No. Ah, ok. Ah. Ok. Però è meglio tenersi qualche armetta per dopo, eh? Forse. Shhh. Vai via, vai via. Bravo, stirati, non rompermi i coglioni. Bravo, 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 tu sì che sei bravo, bravo, bellissimo. Solo che paura che se sparo poi mi bombardano. Allora, momento. Già che ci siamo, facciamo 140.96, almeno intanto facciamo. Così vediamo dove riusciamo ad... Dicevo, vediamo dove riusciamo ad arrivare. Hai scoperto dove si trova il direttore della DARPA. Brava! Un anoide trasmittente. Quindi, quando gli sei vicino, dovrebbe apparirti come un punto verde sul radar. Grazie. Provalo. Con tutta questa verve. Allora, abbiamo Riccardo 1, vai. Disc 1, ok, yes. Perfetto. Vai. Forza, Snake, ce la puoi fare. Sembrano quelle cheerleader svogliate che proprio... Girati. No, è laggiù. Ok, devo aspettare che torna qua su. Così almeno lui va di là. Io vado di là a vedere cosa c'è.
Tanto se io mi mettessi tipo in cima, no? Dove, dove c'è quella rientranza alla mia destra. In teoria non mi dovrebbe vedere se ritorno indietro e mi rimetto lì, forse. Ok? Però non torna, torna. Ok. Ma dov'è il puntino verde che diceva l'amica Fritz lì? Dai però, con quegli scarponi. Bravo, bravo, ho capito tutto, bravo. Vai, ok. Ci siamo, Snake, eh? Guarda che adesso ce n'è un altro qua giù. Non c'è un cazzo, perfetto. Perfetto, Ale. Ok. A posto. A posto. Li abbiamo ispezionato fuori, meglio. Senti che casino che c'è qua fuori casa mia, mamma mia. Ok, però adesso dobbiamo capire come si usciva, ecco. Prima di terminare la cosa. Dobbiamo capire dove cazzo si usciva. E poi in realtà lo potrei tenere anche così effettivamente l'emulatore, però... Era un pensiero adesso così random, però era giusto perché... Quando sono questi balzi audio, mi danno fastidio... Ok, qua, di qua immagino. Ok. Dopo un po' ti rincoglionisci, capito? Cioè, un po' con tutti questi pixel enormi ti rincoglionisci. Qui cosa c'è? Ho visto un buco? No, non vedi, vedi che mi rincoglionisce, lo sapevo. Ehi, cos'è? Andato in giù parecchio. E torniamo nella zona carri armati. Allora, con calma, eh. Vuole calma. E sangue freddo, calma. E di là. Ok. Però almeno è coerente perché è lento. Ma di là come ci si arriva? Ci deve essere. Che c'è? Che cazzo vuoi adesso, comandante? Se vuoi scendere da una scala, Snake, premi il pulsante azione quando ci sei vicino. Aspetta, il pulsante azione? Tenere le mie ciabatte, per cortesia. Allora. Il pulsante azione quando sei vicino. Qual è il pulsante azione? Questo? Ah sì, cerchio. Pulsante cerchio. Okay. Allora, eravamo rimasti che... Ok. Però di qua non c'ero andato. Oh, vedi che serve sempre tornare nei posti. Nei posti. Allora, vai di qua. Perfetto. Ok. Però non vedo il puntino verde io ancora, ragazzi. Io non continuo a non vedere il puntino verde. Però Snake, alzati per cortesia. Di qua? Ah, di qua c'ero già stato, mi sa. Di qua c'ero già stato. No, non ci sono stato di qua in realtà. Beh, aspetta. Ok. Sarà un po' faticoso, ma ce la possiamo farcela. Vai, girati. Ok. No, dai, merda. Ce ne avevo già abbastanza, merda. Vabbè. Ok, ci sta, ci sta. Ce l'abbiamo, non abbiamo usata manco una ancora di arma. Abbiamo usato solo una cura, mi sa, e basta, solo quella. Ma cosa c'è? È un'altra cosa che non si può aprire, ovviamente, perché sono stronzi. Ah, no, perché... Ok. Snake, guarda che non sei invisibile, purtroppo. Dai, girati, figlia della maledetta. Ok. Ma chi ti ha detto di andare di... Va bene, ok, perfetto. Vabbè, in realtà io posso... Allora, facciamo così. Giusto perché siamo arrivati a un certo punto. Anche se ci facciamo beccare, almeno così ho già salvato e non devo bestemmiare. Che è successo? Ah, ma però ce li ho salvati, quindi. Come l'ho aperto, non ho idea. Dove si trova il direttore della DARPA? Bravo! Ho capito. Quindi. Ok. Ah, quando gli sono vicino mi si attiva il punto, va bene. Ok, vai. Sì. Perfetto. Ok. Forza, Snake! Ce la puoi fare! Ok. Mi salta l'audio, non ho capito. Va bene. Allora, via.
Aspetta, che lì hanno aperto. Non hanno aperto. Mi aprono a me se mi vedono qui. Ok. Qui c'è una cazza. Qui ci abbiamo invece. Ok, vai. Di qua. Però di qua giù penso che non ci sia nulla in realtà. Quindi possiamo andare su. Dov'è? Dov'è il tasto play qui? Dov'è? Ah, di qua. Giustamente. C'ha ragione. Ah, vedi. Come ci vado? Ah, okay. B1. Vai. Vediamo. Ok. Allora, però ancora va. Quindi diamo un attimo un'occhiata. No. Ok. Ma io. Ok. Se io vado. Allora, l'uno. L'uno qual è? L'uno è quello da dove sono arrivato, vero? Facciamo un attimo mente locale. Allora, l'uno. Dicevo. L'uno è quello da dove siamo arrivati. E va bene, ok. Quindi dobbiamo andare. Dicevo, dobbiamo andare su B1. Ok. Ok. Perfetto. E c'è adesso. Controllo il radar. Sta arrivando il direttore della DARPA. È un punto verde. Corri a recuperarlo. Sì, non è un pacco Amazon, eh. Cioè è che corri a recuperarlo. Dov'è? È quel puntino arancione laggiù, no, eh. Che cosa c'è? No, questo non è aperto mai. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo qua? Che c'è? Ma ancora, ma datemi il tempo di respirare. Se vuoi scendere da una scala, Snake, premi il pulsante azione ma quando ci sei vicino. Ma lo so, capitano, lo so. Mamma mia, siamo insistenti, eh. Allora, fammi vedere un attimo. Ah, ok, basta andare in giù in memory, va bene, meglio. Vai, fai però. No, allora, avevo detto memory. No, no. Se vuoi scendere da una scala, Snake, premi il pulsante. Lo so, volevo andare. Io volevo chiamare Melin. Ok, Melin. Così adesso salviamo per l'ultima volta. Sta rilevando il direttore della DARPA. È verde. Verde. Corri a prenderlo. Recuperarlo. Ok. Se. Sì. Ok, perfetto. Ci siamo. Perfetto. Completo. Forza Snake, ce la puoi farcela. Ok. Immagino non si possa uscire, cioè nel senso non posso tipo fare così. No, ok. No, non posso fare un cazzo. Vabbè. Le sigarette nel frattempo che cazzo mi servono? Non ho idea. Forse per la vita? No, non credo. Oh, vabbè, ok. Allora, niente. Direi che per oggi è tutto, amici. Vabbè, intanto mettiamo intermission, almeno così non vedete che faccio cose. No, non che faccia cose strane, però. Bene, benissimo. Allora, ragazzi, scusate per il bordello. Ringrazio il signor, l'egregio signor Jaconic che è passato. Che se n'è andato e ormai non ritorna più, nel senso questa sera, anche perché ormai ho finito la live, quindi se tornasse troverebbe nulla. E io ringrazio tutti quelli che sono passati anche al volo così, e ringrazio tutti quelli che mi hanno visto. Lunedì continuerò Metal Gear, perché comunque ci sto prendendo gusto, eh. Se funziona mi dà gusto giocarci, se funziona, perché mi ha fatto penare sto stronzo stasera, eh. Mi ha fatto penare, questa qui era una... Un incipit per provare un po' come erano i comandi e per vedere com'è la, diciamo, la situazione. Però dai, lunedì continuerò. Seguitemi su Instagram perché comunque pubblico le storie dove dico quando faccio le live. Anche se in teoria comunque questo lunedì dovrei esserci, ma non si sa mai. Voi guardate sempre le storie su Instagram. Andate sul canale di YouTube dove ricarico le live. Sì, stasera sono un po' stanco, ma è perché ho la lingua che mi fa male. Sono proprio stanco di mio, quindi sono un po' anche rincoglionito tra il fatto che non mi andava l'emulatore tutto proprio benissimo stasera. Quindi dicevo, andate a rivedere se vi va le live su YouTube che ricarico.
compresa questa, che caricherò anche la parte dove non funziona, perché c'è la presentazione, quindi bisogna che la pubblico lo stesso. E poi anche il canale sempre mio di YouTube, però l'altro, quello dove pubblico le canzoni, tipo quella che c'è all'inizio ogni tanto che metto, comunque in generale, quelle che pubblico di solito. Comunque, io vi ringrazio di nuovo, da Marcus Tele è tutto, vi do appuntamento alla prossima, adios.